kann viel, viel erzählen, meine Selbsterfahrung und von anderen Leuten. Ich, noch eine Episode. Wir waren in Minsk, wir sind in Minsk, etwas passiert. Ein Attentat auf den deutschen Soldaten oder Offizieren und Polizisten. Die Deutschen nehmen eine, als Vergeltung eine 100 Einwohner von Minsk, russische, weißrussische oder Juden. Am liebsten waren die Juden, weil sie haben zusammen gesammelt. Wie geht diese Aktion? Weil zum Beispiel kommt ein Auto, sogenannte Gaswagen. Nicht so viele Leute kennen, was ist Kriterien. Gaswagen ist eine mobile Gaskammer. Das gebaut ein Lastwagen, Lastkraftwagen, der Firma Daimler, war kleine und große, kleine für 30 Personen, große von 75 bis 100. Eine hermetisch angebaute diese Gebäude, getarnt als Hauschen, mit einem Bus mit Fenster getarnt. Und wenn die Leute diese Kammer, Gaswagen ausgeführt, die ganzen Leute, 20 das war, die fahren 30, 40 Minuten von Minsk-Ghetto bis Vernichtungsplatz, so waren die vorbereiteten Gruben und diese Leiche schon war Leiche, vergaste Leute. Das geht Abgas von diesem Motor. Und magari un altro episodio, però come preparazione, diceva Felix, succedeva ogni tanto che i tedeschi entravano per delle azioni di punizione, perché fuori dal ghetto è stato aggredito un tedesco, ucciso un tedesco, sono stati atti di sabotaggio e facevano azioni sia contro la popolazione non ebraica di Minsk a volte, ma a volte anche contro gli ebrei. Era più semplice farlo contro gli ebrei, lo facevano più volentieri perché tanto eravamo già tutti ammassati lì, c'era un casino di gente su poco spazio e si faceva molto presto. Di solito un tedesco per 100 vittime, no? Cioè un tedesco ucciso significava che loro spesso uccidevano altre 100 persone. Da noi 100 persone si trovava nel giro di pochi minuti, tanto eravamo tutti lì. A volte arrestavano la gente così, cioè entravano e chi c'era lo prendevano e lo portavano via. A volte entravano anche con i camion, con i cosiddetti gaswagen. Erano praticamente camere a gas mobili, costruiti sui camion della Mercedes, della Daimler. Erano camion, avevano dei camion piccoli dove stavano circa 30 persone, avevano camion un po' più grandi dove mettevano dentro fino a 75 persone. E nella parte dove di solito si caricava la merce, cioè quella parte lì ben chiusa, da fuori sembrava un grande camper, sembrava quasi un bus, avevano disegnato sopra una finestra, la finestra non c'era, era tutto solo disegnato e visto da un po' da lontano sembrava una specie di autobus o di camper. Comunque entravano e facevano entrare della gente lì, invece di portarli via o ucciderli in un altro posto, chiudevano, il camion cominciava il suo viaggio di 30-40 minuti fuori dalla città di Minsk, dove sono state scavate dei buchi precedentemente, il luogo di uccisione, quello solito dove aprivano un buco dopo l'altro, uccidevano della gente, lo chiudevano e ne aprivano un altro. E quando i camion erano arrivati, dopo 30-40 minuti, la gente dietro era morta, veniva scaricata dentro i buchi e un altro giro.